Quindi, il tema della chiacchierata è GitHub o Azure DevOps, Azure DevOps Services. Confrontare questi due, come si sovrappongono, come si differenziano. Vabbè, io comincio a buttare lì alcune cose, così, al volo come mi girano. E penso che sicuramente c'è un sacco di contributi. Sicuramente c'è una certa sovrapposizione tra GitHub perché ti offre i repository, ti offre un meccanismo di tracciamento delle issue, delle notifiche, però manca di alcuni servizi che invece Azure DevOps sviluppa bene, come la build, il deployment, la gestione delle issue è abbastanza diversa, una gran filosofia abbastanza diversa. Secondo certi punti di vista, Azure DevOps, i work items o le boards, come vengono chiamate adesso, di Azure DevOps sono molto più potenti di quelle di GitHub, che invece si prestano molto bene a delle conversazioni, quindi ad aprire un problema e poi fanno una lunga discussione a riguardo e con allegati, eccetera, eccetera. Ci sono degli issue su GitHub con centinaia e centinaia di commenti. Altre cose che Azure DevOps Services ha e GitHub non ha, quindi sono tutte le parti, diciamo, a valle del codice. La parte di testing, per esempio, quindi la gestione di un piano di test, dei test case, collegarli a delle funzionalità di automazione e quindi sapere quando l'automazione ha completato una parte che non è semplicemente il singolo caso di test, ma è tutta una certa suite, quindi copre una certa funzionalità, una certa feature. Quindi ci sono una serie di cose che ci sono solo da una parte e non ci sono dall'altra. Se devo veramente pensare, io non sono a conoscenza di funzionalità grosse che siano solo in GitHub e non ci siano in Azure DevOps Services. Forse la più... La, no, ce n'è una che sono le cosiddette GitHub Pages. Da molti utilizzati per creare dei siti passando attraverso una pipeline di pubblicazione, per cui tu modifichi dei file in un repository di GitHub e automaticamente queste diventeranno delle pagine di un sito. È usato per creare dei siti di documentazione, ma anche tanti blog tecnici e cose del genere. Sì, Puoi quello costruire la cosa manca. con Azure DevOps Services, sì, però diciamo che non è così, clic, clic, clic e hai finito. No, certo. È molto più elaborato, insomma, devi rimboccarti le maniche, perché non ti danno un motore di pubblicazione come invece è Jekyll per GitHub Pages, anche se uno può usare l'estensione che ho scritto io per Hugo, è abbastanza facile anche quello. Sono sempre un tifoso di Hugo. Quindi diciamo c'è una certa sovrapposizione in tutta l'area relativa al tracciamento dei bug e delle funzionalità. I repository, la gestione di sorgenti, il pull request, benvenuto Igor, e questo, mentre invece tutta la parte più a valle, build, deployment e testing è completamente scoperta in GitHub e Azure DevOps lavora bene. Poi, Io ti interrompo un attimo, vai. la Gianmaria, secondo me la vera grossa differenza per come l'ho vista io ormai è che nell'open source GitHub è il posto dove c'è l'open source, quindi sostanzialmente se fai un progetto open source lo potresti fare benissimo in Azure DevOps, ma proprio concettualmente come piazzamento
devi stare secondo me con l'open source su GitHub, indipendentemente dalle funzionalità, perché poi magari l'open source c'hai la pipeline che la fai sempre qui Azure DevOps, la release che la fai sempre qui Azure DevOps, puoi fare anche la tracciatura di bug e quant'altro su Azure DevOps perché ti piace di più, ma con l'open source se non sei su GitHub al giorno d'oggi quasi non esisti, anche proprio come indicizzazione da parte di Google e tutto il resto. Poi delle feature ci possiamo parlare. Banalmente la pull request a me, anche da feedback di altre persone, quella di Azure DevOps è molto più avanzata di GitHub. Decisamente, anche se proprio recentemente ho visto che hanno migliorato la pull request di GitHub ed è più simile a quella di Azure DevOps, proprio fresca fresca. Sì. Poi altra precisazione da fare, sia su GitHub sia su Azure DevOps puoi avere risorse private. Sempre per piccoli team, cioè questo fatto che puoi creare dei repository GitHub privati è limitato però a organizzazioni di 3 persone, con un massimo di 3 persone. La versione gratuita. Esatto, se no devi andare su GitHub Enterprise, sulle licenze. E un'altra cosa forse che c'è differenza, ma bisognerebbe vederla, è lo spazio, perché praticamente mi sembra di ricordare che in GitHub, quando fai proprio GitHub Enterprise a pagamento, non hai a disposizione spazio illimitato su repository per tutti gli utenti, ma esiste sempre un cap. Che è grosso, però mi sembra che se usi il large object blob, i large object files, se hai 1 o 2 giga, mentre invece su Azure DevOps è illimitato. Non lo ricordo. Molto tempo fa c'era questa distinzione, però mi riservo di dire che non so se sia più corretta perché era tanto tempo fa. Di sicuro c'è un diverso livello di integrazione perché c'è tutto un ecosistema attorno a GitHub che è impressionante. Tu dicevi proprio open source, ti dicono, infatti sono 4-5 anni che abbiamo un progetto open source su GitHub e ho scoperto quante altre risorse ci sono attorno che ti fanno statistiche sul sito, sul tuo, sito del tuo repository intendo e ti danno numeri di visite di questo e di quello che non hai su DevOps, un'ottica più progettuale, più specifica, non è da open source. E poi comunque sono servizi che si sovrappongono molto. Sì. Un'altra cosa che si potrebbe dire è che comunque sì, ha senso dirlo, in Azure DevOps si ha la possibilità in tutti i progetti di affiancare a repository GitHub anche un repository centralizzato, che è vero che ormai al giorno d'oggi si usa quasi sempre Git, ma per alcune situazioni particolari potrebbe comunque far comodo. Quindi comunque c'è l'opzione di usare anche un source control centralizzato, magari non per tutto il progetto, per alcune piccole parti. Sì, può far molto comodo per un repository relativo a documentazioni e cose del Ad genere. Quindi esempio. c'è lì è difficile da battere, specialmente se contiene molte cose multimediali, audio, video e altri supporti così, che sono molto grossi. E il centralizzato lì è ancora una bella convenienza e praticità. Anche Sì. per gli utenti finali è più semplice, in realtà, per quel tipo di scenario. C'è una barriera d'ingresso su un centralizzato, diciamo, più leggera di quelle che ci sono su Git, indubbiamente. Per la prospettiva di un technical writer, per esempio, quindi di uno che scrive documentazione, è vero. Per gli sviluppatori in un certo senso oggi è più facile Git. Sì, a parte se fai giochi, quei giochi, cioè, hai il vantaggio di non avere collisione con gli asset, ma quello è un altro discorso. Diciamo che è l'unico ambiente che vedo ancora bene con un centralizzato.
Sì, più che altro perché gli assets si colleghi spesso. Esattamente, sono binari e quindi è meglio che li modifichi uno alla volta, una persona. Non ci sono collisioni. Un Come altro vedete elemento. la notizia di oggi, credo fosse, quella dell'illimitato numero di progetti su GitHub? Perché probabilmente è la stessa filosofia che c'è su Azure DevOps. Alla fine Sì. l'offerta, cioè in Azure DevOps io ho per 5 utenti illimitati progetti e illimitati repository. È chiaro che a questo punto ha senso che anche che avvenga anche in GitHub la stessa cosa. Sì, io stavo pensando che loro hanno cambiato il focus appunto dopo la separazione di Azure DevOps in Azure Services e focalizzare più l'attenzione sugli altri servizi, non tanto sul servizio di repository, che mi pare si chiami Azure Repos, e più con l'integrazione di tutti gli altri servizi con GitHub, e quindi aprire le porte a tutti quegli sviluppatori che vanno su altri tipo GitLab, perché hanno gratis. In realtà non so se GitLab, so che Bitbucket è gratis, quelli privati, ma GitLab non mi ricordo. Bitbucket sì, c'ha un tot di repository privati. Gratuito. Sì. Penso che sia proprio questo. Apriamo le porte agli sviluppatori che vogliono venire su GitHub, anche se lo tengono privato, però poi gli diamo la possibilità di usare gli altri servizi. Immagino che sia questo anche il motivo per cui hanno Anche se poi separato. alla fine su quello che era Azure DevOps quando era WSTS è dal 2013 che ci sono repository privati illimitati fino a 5 utenti, quindi sono gratis. È questo, e infatti il motivo per cui ho aperto un account Azure all'epoca Visual Studio Online, no, Sì, Visual Studio Online, Visual Studio Team era Services, già sì, no, quindi non è male. VSTS, era già VSTS. Complicato. All'epoca l'ho aperto perché appunto avevo i repository gratuiti, e evidentemente col cambio in Azure DevOps Services, la separazione di questo unico tool in più servizi, hanno detto boh, rendiamolo disponibile a GitHub, e anche GitHub diamogli la possibilità di fare gratuiti. Non lo so, non sono nella loro mente, però ha In senso. realtà è molto marketing perché buildare repository GitHub lo si fa da un'eternità. Adesso è più tutto integrato, c'è più l'action nel marketplace, ma io sono anni che buildo repository GitHub Sì, sicuramente con anche. DevOps e vedo Giulio che alza la manina perché sostanzialmente mi sono sempre trovato meglio con le build dal tempo di WSTS. Sì. Io ho provato anche degli altri servizi come Upveyor, eccetera, però sì, la potenza di Azure DevOps è sempre maggiore, insomma. Upveyor è un bel servizio, però boh, nulla di, cioè, secondo me Azure DevOps, le pipeline, c'è una marcia in più. Diciamo che si propone probabilmente su una fascia di mercato diversa. GitHub non ti dà nulla per la build. C'era una serie di offerte per diciamo il mondo Linux e i linguaggi per quegli ambienti lì come Travis, come Travis CI, invece lo sviluppatore .NET, diciamo così, non c'aveva nulla. Upveyor ha coperto questa nicchia di mercato e si rivolgeva, diciamo, a piccole e medie esigenze che poi sono via via cresciute, ma non una prospettiva diversa da quella di Microsoft, che già da TFS ha sempre pensato di arrivare a supportare un contesto enterprise con una scalabilità di centinaia di sviluppatori, migliaia di build, numeri grossi, insomma. Potenza proprio brutale. Sì, basta pensare che ci devono compilare Windows. Adesso sì, Adesso sì. ma ti assicuro, ho visto il lavoro che hanno fatto con
TFS, nel passaggio TFS 2015 mi hanno descritto tutto quello che avevano fatto per buildare .NET, Visual Studio e TFS, quindi praticamente una divisione di un migliaio di sviluppatori di Microsoft, una cosa già quella spaventosa, perché dovete immaginare che per garantirmi che le macchine di build siano pulite, creavano le macchine virtuali al volo. Sì. Cioè, sai, Pazzesco. quando devi rilasciare i binari fuori, devi garantirti che siano puliti in Certo. tutti i sensi. È perfettamente riproducibile. Ben diverso da, ma sì, è un progettino open source, binario più, binario meno, basta che funzioni. Diciamo un po' diverso.